Buongiorno, buongiorno a tutti del vostro Homeless. Oggi vi faccio vedere una bibita, una bevanda, una bibita in lattina che ho trovato in uno supermercato dove vado, generalmente vado là, vabbè, vado anche in altri, però vado là. Con una caratteristica che io l'inglese non lo so un granché, ma credo di saperne abbastanza per avere una traduzione di una parola che c'è in questa lattina. Credo che abbia messo la foto in copertina di questo video e avete letto la parola in alto. Se sapete un po' di inglese, avete già capito. Comunque vi faccio vedere la lattina. La lattina è questa, vediamo un po' perché qui con le luci. La lattina è questa. Ecco. E in alto c'è scritto toilet paper, giusto? Spero possiate leggere, ma tanto l'ho messo in copertina. È un quinoa che è molto buono, mi piace perché è amaro, un po' mi dà fastidio perché è amaro, però mi piace perché allo stesso tempo è amaro, a me la roba amara a me piace, così come la cioccolata fondente, no, cioccolata amara che esiste. Vabbè, a parte questo, insomma, toilet paper, se non sbaglio in inglese vuol dire carta igienica, giusto? Cioè, là c'è scritto toilet paper, ovvero toilet paper. Io lo vedete in alto? Ora l'ho abbassato un po', lo vedete? Niente, casomai ditemi voi se ho sbagliato io l'inglese, se ho tradotto male, credo sia così la parola. Intanto vi faccio vedere dove sono. Vediamo un po', questa sono qualche edificio. Vabbè, qualcuno potrebbe obiettare, no, io credo che si scriva proprio così in inglese, toilet paper, vuol dire carta igienica, non lo so, c'è scritto edizione limitata, e quindi boh, non lo so. Ho trovato sta lattina, volevo un quinoa. Qua a Milano c'è un posto dove, insomma, che c'è proprio, diciamo, ufficiale, tra virgolette, che è proprio del Chinò. Non sono riuscito ad andarci in quasi un anno che sono a Milano per ora. Proprio le magie, il potere di Homeless, eh. Ho preso la lattina e ho trovato questa scritta toilet paper, carta igienica. Credo sia proprio scritto, perché poi credo proprio sia scritto così, capito? Anche perché toilette, scusate, vuol dire bagno, è francese se non sbaglio, ma toilet, vabbè, io ve l'ho detto, ditemi voi se ho sbagliato qualcosa, ma toilet paper vuol dire carta igienica, il mio inglese dice vuol dire carta igienica. A suo tempo fecero una canzone anche a presa in giro, si chiamava proprio Toilet Paper. Vabbè, non ho nulla da aggiungere. La bibita è buona, è amara, ma è molto buona. Buona giornata a tutti. Intanto vi faccio vedere questo bel muro giallo. Buona giornata a tutti.